Ciao a tutti, sono Mattias, benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi parliamo dei nuovi acquisti Lidl. Sono stato abbastanza bravo perché oggi c'erano le orchidee e non ne ho prese neanche tante, quindi mi ritengo abbastanza bravo. Allora, vi ricordo comunque che se vi piacciono i miei contenuti, di iscrivervi al canale. Se non volete perdere nulla di ciò che pubblico, attivate anche la campanella. Ma allora, veniamo a noi e veniamo con questi acquisti. Stringiamo. Allora, ve le faccio subito vedere. Come prima orchidea io ho preso una burra Gehara Nelly Isler e mi direte, ma tu ce l'avevi già la Nelly Isler o la Nelly Isler, non so come si pronunci, non importa, Isler o Isler, la Nelly, ok? Però ha un colore differente dal mio, cioè è diversa dalla mia. Raga, io ve li tengo qui perché sennò mi sporcano tutto quanto in casa. Comunque, come sempre, io scelgo quelle con gli pseudobulbi più cicciottelli, con gli pseudobulbi belli carichi e soprattutto se hanno più pseudobulbi. Questa qui mi piaceva molto. Riguardo la sua salute, era ottima, quindi l'ho presa. Un'altra che ho preso è questa qui. Qui dietro ci sta scritto Brassia, ma... secondo alcune ricerche potrebbe essere un Odontoglossum Pacific Sunset. Non importa, raga, anche se comunque non trovo esattamente la varietà specifica, non importa. Se è la Pacific Sunset, tanto meglio, altrimenti me la tengo lo stesso, ok? Sì, raga, sapete che mi piace il giallo, quindi questa qui non potevo non prenderla. Dovrei averne anche una simile, però è più sull'arancio, che non mi fiorisce già da un bel po' di tempo perché non era stata bene. Ma ne ho una molto simile. Sì, raga, lo so, c'erano anche gli zigopetalum, come vi avevo già detto da qualche parte, non mi ricordo esattamente dove. Amo molto gli zigopetalum. Non l'ho preso per il semplice motivo che lo zigopetalum che c'era al Lidl questa mattina era disidratato e non avevo voglia di fare il giro di altri Lidl per cercare uno zigopetalum. Ho detto vabbè, tanto comunque Lidl periodicamente le mette queste offerte. L'anno scorso le orchidee, queste qui particolari, le ha messe due o tre volte, quindi aspetto la prossima primavera e se trovo uno zigopetalum bene, se no vivrò lo stesso, prima o poi uno zigopetalum lo troverò. Ecco, insomma, lo zigopetalum di stamattina non mi convincevo, poi avevo un unico pseudobulbo piccolo, sottile, disidratato, ho detto no, lascia stare. Comunque se mi vedete un po' così è perché sono raffreddato, fa freddo, sempre le solite cose, la stagionalità. Amo l'autunno, ma con sé porta anche un po' di raffreddore. Infatti è per quello che ho sti occhietti un po' sottili alla Melania Trump. Però comunque, andiamo avanti. Questo dovrebbe sempre essere una sorta di odontoglossum. Se poi sapete esattamente, perché magari li riconoscete, ce l'avete anche voi, se sapete la varietà precisa, ditemela sotto nei commenti, perché io poi me le cartellino queste. Raga, tra l'altro, questa qui potrebbe anche essere una colmanara. Non lo so, raga, si assomigliano tutti. Per quello le racchiudono tutte quante in macro categorie, perché veramente si assomigliano tutte. E burra Gehara e odontoglossum, raga, si fa fatica comunque. Non sto fissato particolarmente con il nome, però appunto se le riconoscete, ditemi come si chiamano. L'altra volta l'avevo riconosciuta la burra Gehara Barocco Red, che è questa qui. Ecco, questa qui adesso non è fiorita perché l'ho presa questa primavera. Sì, eccola qua. Raga, queste qui sono quelle che ho preso questa primavera. Aspetta che poso l'altra. Queste qui sono quelle che ho preso la scorsa primavera che vi avevo fatto il video al Lidl. Stanno bene, guardate che sono sempre belle panciutine e le ho convertite subito in semi idroponica. Adesso vi faccio vedere anche le radici, così vedete quante me ne ha fatte questa primavera. Anzi, ce ne sono alcune che scendono anche sotto. Non so se vedete, c'è una radice che scende sotto e ne ha proprio tantine. Ne ha proprio tantine di queste radici. E questa è la burra Gehara Barocco Red e l'adoro. È stata benissimo e infatti queste qui, nonostante sono in fiore, me ne strafrego alla grande e le converto subito. Perché la conversione è molto più semplice quando hanno delle radici belle sane. E soprattutto nel terriccetto del Lidl fa sempre un po' schifo, ok?
Anni passati ho perso alcune orchidee del Lidl perché le lasciavo tanto tempo in quel terriccetto e non mi piaceva particolarmente. Poi ovviamente dipende perché alcune volte hanno più areazione, hanno più inerti, sono fatti un po' meglio alcuni terricci delle piante Lidl. Non lo so perché non le ho ancora svasate, non ho ancora visto che cosa hanno, però molte volte il terriccio non gli piace, quindi è per quello che le vado a convertire il più in fretta possibile. Qua è un'altra di quelle che ho preso questa primavera. Mi sta facendo i nuovi pseudobulbi, come vedete. Anche lei, raga, vedete tante nuove radici. Radicetta che sbuca pure da sotto. E per questo che io voglio convertirle il più in fretta possibile. Anche se sono in fiore non importa, anche perché ho visto che mettendole in semi idroponica, comunque avendo costantemente questa idratazione, molte i fiori li hanno tenuti, non hanno anzi anche le Miltoniopsis non hanno battuto ciglio, la fioritura l'hanno tenuta nonostante io le abbia convertite subito. Ed è per questo che appena avrò tempo, in questi giorni le andrò a convertire. Non ho i vasi, questa forse è l'unica cosa che potrebbe bloccarmi. Devo un attimino sbloccarmi e dire esco, mi prendo tre fucking vasi, dei cordini e le rinvaso, perché se no mi blocco e ho tanti lavori. Se magari non mi vedete per un po' di tempo, perché ultimamente sto svasando, rinvasando, ho un sacco di lavori da fare, ho tutte le vande da portare dentro, sono ancora fuori, ho veramente tanti lavori da fare. Tra l'altro, raga, come vi dicevo, sono andato a un solo Lidl, perché sennò appunto ne ho comprate tre, sono stato bravo, perché sennò tornavo a casa con 5 o 6 piante e dove me le metto? Le adoro troppo e quando le vedo dico, oh mio Dio, non ce la posso fare, le compro. No, raga, sono stato bravo, sono andato a un solo Lidl e ho cercato di arginare questa cosa, ne ho prese solo tre. Ma soprattutto vado al Lidl di altre città, perché come vi dicevo, nella mia città è, non lo so, è una succursale dell'inferno, perché ci si litiga sempre. No, invece in questo Lidl dove vado ci sono le casse automatiche, quindi è molto difficile litigare. E come vi dicevo, ci sono sempre le migliori discussioni al Lidl quando ci sono quei vassoietti con poche piante e veramente durano per pochi giorni. Quindi adesso io il video ve lo carico il più in fretta possibile e siamo a lunedì, però appunto già domani non so che cosa si possa trovare. Dipende, se è un Lidl molto isolato e tutto il resto forse riuscite a trovare qualcosa, ma di solito quando ci sono le orchidee particolari non durano tanto, quindi affrettatevi ad andare al Lidl e soprattutto controllate periodicamente, anzi settimanalmente, i loro volantini, perché mettono molte cose interessanti. Adesso abbiamo parlato di orchidee, ma di solito compro anche i bulbi, narcisi, crocchi, tulipani, prendevo anche le dalie, un sacco di roba la prendo al Lidl proprio perché costa poco e appunto se nel caso succedesse qualcosa con quella pianta sapete che comunque non avete speso tanti soldi. E poi comunque le piante del Lidl sono di qualità, questo non smetterò mai di dirlo, perché ogni tanto mettono veramente delle piante di qualità e soprattutto con alcune volte delle varietà neanche particolarmente comuni, ecco. Quindi al Lidl un salto facciamocelo sempre. Grazie mille ragazzi per aver visto questo video. Se avete visto il video fino a questo punto, lasciate sotto nei commenti un bel fiore giallo. No, cioè, sapete raga cosa? Lasciate un mazzo di fiori, perché so che c'è il mazzetto di fiori che ricordi questo, se no un fiore giallo. Non mi ricordo che cosa c'è nell'emoji. Comunque il mazzo di fiori dovrebbe esserci, quindi lasciate sotto nei commenti il mazzo di fiori, così saprò se avete visto il video fino alla fine. E io vi ringrazio come al solito e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!